Fratelli Sterline Nerazzurri, e che vi devo dire? Se la partita non la chiudo, io nel primo tempo non l'ho vista, quindi non posso dare un giudizio sul primo tempo. Ho visto il secondo tempo e sinceramente l'Inter non ha giocato male. È stata un po' sottotono negli ultimi 20 minuti, probabilmente un po' spremuta. Una squadra stanca, si vede chiaramente. Ragazzi, che vi devo dire? Più di dire sinceramente che brucia il sederino, pareggiare così al 92esimo ti scoccia, però se dobbiamo parlare da obiettivi e da sportivi, diciamo anche che la Fiorentina aveva più fame dell'Inter, perché se mantieni l'1-0 fino al 92esimo crei due occasioni limpide, di cui una di Lukaku che gliela tira sul portiere davanti a tu per tu col portiere, la tira sul portiere. E che ti devo dire? Cioè, meriti di pareggiare anche al 97esimo, meriti di pareggiare, punto. E che cioè, non c'è tanto da dire. Non c'è tanto da dire. Mo si è fatto male pure i bastoni, perché tanto giustamente Lautaro la prossima partita la salta perché era diffidato. E quindi è così. Niente è perso, perché io non butto niente, perché come inizio, ragazzi, per la prima stagione di Conte e soprattutto per la squadra che abbiamo, per la rosa corta che abbiamo, cioè come inizio, cioè io non mi posso lamentare, ragazzi. Non posso lamentarmi di questa squadra. Però qualche cosa su Lukaku questa sera, almeno nel secondo tempo, perché vi ripeto, il primo non l'ho visto, quindi non posso dire niente, però nel secondo tempo Lukaku, insomma, è stato un po' sottotono, ecco, diciamo così. Per il resto, ad oggi, che vi dico? Che la Juve è ancora la più forte. Punto. 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 La Juve è la più forte perché è una rosa più forte, perché è una rosa abbastanza ampia, perché ha dei giocatori che fanno veramente la differenza. Noi forse abbiamo che fa la differenza Lautaro. a volte quando è in partita Lukaku, De Vrij sicuramente, Skriniar sul gol alle sue colpe, perché ha le sue colpe, ha fatto un gran gol questo qua della Fiorentina, che figlioli miei, mamma mia. E che dire, grande Handanovic, sempre il numero uno. Il portiere loro ha fatto un paratone su un tiro di testa di Lukaku, che tutti quanti diventano Dino Zoff e i campioni del mondo contro l'Inter, tutti i portieri, non lo so, cioè non lo so. Lukaku ha fatto sto tiro e questo ha fatto una parata assurda. Il secondo gol annullato era fuori gioco, millimetrico, ma era fuori gioco. A velocità normale non si vedeva, però era fuori gioco. Ad oggi vi posso dire che sono felicissima, felicissima della mia Inter. Mi brucia il culo perché sarei falsa a dire che non è così. Di questi 2 punti persi allo scadere praticamente, al 92esimo. Ma se non la chiudi te lo meriti. E la Fiorentina ha meritato il pareggio, ampiamente il pareggio. Punto. Onore alla Fiorentina, che ha meritato il pareggio e che ci ha creduto fino alla fine e che aveva sicuramente più fame di quanto ne aveva l'Inter stasera. Perché se sei l'Inter non puoi vincere 1-0 fino alla fine. Se sei l'Inter devi vincere. Devi vincere, devi vincere 2-0, 3-0, 3-1, 3-2, insomma, però devi vincere, insomma, devi fare gol. E non li hai fatti e meriti questo pareggio. Al 92esimo, ma te lo meriti, punto. Cioè, non c'è altro da dire. Ribadisco, ancora lo scudetto ce l'ha in mano la Juve. Sono felice per i risultati ottenuti, sono felice per quello che stiamo facendo, sono felice perché per il primo anno siamo lì. Siamo a braccetto, questa sera possiamo fare la tarantella, ragazzi. Siamo a braccetto, cari amici sbiaditi. Quindi questa sera siamo alla pari, siamo a pari punti, nonostante voi siate più forti, quindi questa cosa mi può riempire solo di orgoglio. E ci mettiamo così a braccetto e facciamo la tarantella. Ragazzi, che vi devo dire?
Prendiamola così perché come si deve prendere? Spero che questa sosta arrivi presto perché la squadra è proprio non spremuta di più, penso. E spero che si riprendano presto quegli infortunati. Spero che il mercato di gennaio possa apportare delle modifiche che fanno la differenza perché è importantissimo per il proseguo del campionato e anche per l'Europa League. E che dire? Complimenti a questa Juve che ha fatto, mi hanno detto, una grande partita oggi perché non l'ho vista, però mi hanno detto che hanno fatto una grande partita. E complimenti a noi che siamo lì, nonostante la squadra sia sicuramente tecnicamente e a livello di rosa molto più, cioè nel senso sia inferiore alla Juve, comunque è lì. E questa è la cosa fondamentale, quindi non facciamo i disfattisti, non sfasciamo niente di quello che abbiamo costruito fino ad oggi. Fratelli e sorelle nerazzurre, ricordatevi sempre, come sempre, che la vostra Lucri vi vuole bene e sempre, 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 malgrado questo cavolo di pareggio nel finale. Forza Inter, sempre!